Dottor Bacco, buongiorno. Buongiorno. Allora, le statistiche segnalano un aumento di casi di infezione ospedaliera che causano la morte, no? In luoghi dove dovrebbe accadere esattamente il contrario. Come mai sta accadendo? Ma in realtà sta accadendo da tantissimi anni. Noi ricordiamo che le infezioni correlate all'assistenza sanitaria rappresentano già la seconda causa di morte nel mondo. E in realtà è il risultato di tanti anni in cui abbiamo usato in maniera spropositata gli antibiotici. Le case farmaceutiche investono pochissimo in antibiotici perché sono i farmaci che costano di più e purtroppo vanno più facilmente fuori mercato e quindi siamo arrivati ad una situazione oggettivamente molto molto difficile. Ecco, Particelle cadaveriche è il suo ultimo libro, però lei segue l'argomento da tanti anni. Qual è la sua storia? Perché la sta facendo? Io in realtà sono vittima di infezione nosocomiale, io ho avuto l'infezione della Klebsiella pneumoniae, ho lottato 3 anni con questa spada di Damocle sulla mia testa e io sono la testimonianza che i medici in realtà conoscono molto poco questo tipo di problematica perché io non la conoscevo. Io quando mi sono infettato di Klebsiella, che è la stessa che ha ucciso Maurizio Costanzo per capirci, per farvi capire come è aggressiva, non avevo pienamente, non ero per nessuna maniera consapevole di aver contratto una malattia molto grave. E poi dopo mi sono dovuto in realtà ricredere, ho lottato 3 anni, tecnicamente ancora ci lotto, ho dovuto completamente cambiare la mia vita. Ne sono uscito al momento, però comunque la mia vita è completamente stravolta. Invece è interessante anche l'uso spropositato che si fa degli antibiotici. Poi in verità non se ne producono tantissimi perché non c'è un ritorno economico. Come funziona? Noi purtroppo l'antibiotico va utilizzato solo ed esclusivamente quando abbiamo una temperatura molto elevata, tranne casi chiaramente gravissimi. Ma la cosa che le persone devono capire è che l'antibiotico è un farmaco estremamente pericoloso, perché una volta che noi utilizziamo un antibiotico 4 volte sul nostro organismo, quell'antibiotico non avrà più effetto. Quindi noi avremo questa illusione di essere guariti per l'antibiotico, quando in realtà così non è. Gli antibiotici sono pochi perché i batteri riescono a trovare delle forme di sopravvivenza, il batterio comunque vuole sopravvivere e quindi diventa in qualche modo insensibile a quel tipo di antibiotico. C'è l'investimento, gli investimenti sono bassissimi e quindi noi ormai combattiamo senza armi contro questo. Abbiamo 7-8 batteri che una volta che infettano, soprattutto alcune forme, le possiamo definire le nuove malattie incurabili. Ecco, in particelle cadaveriche cosa troviamo? Proviamo, raccontiamo prima di tutto quello che è, cioè questa epidemia silente, questa strage giornaliera. Ogni giorno abbiamo 137 morti, compreso sabato e domenica, persone che entrano nelle strutture ospedaliere oppure vengono in contatto con ambulatori, perché non bisogna necessariamente andare negli ospedali per infettarsi, e muoiono perché non abbiamo armi. E raccontiamo tutto ciò che ruota intorno a questa problematica. Sono delle immagini terribili che chiaramente sono anche espressione di una sanità in Italia oggi che andrebbe oggettivamente completamente rigenerata. Chi sono i responsabili, anche se è più importante sapere cosa si può fare. Guardi, purtroppo se lei vede il programma Report ha dedicato quasi un'intera puntata a questo dramma e il Report ha detto con chiarezza siamo già in un punto di non ritorno, cioè noi non possiamo più migliorare. L'Organizzazione Mondiale della Sanità fra 15 anni, l'ha già detto, sarà la prima causa di morte nel mondo. È un po' paradossale, fra 15-20 anni noi riusciremo a gestire la maggior parte delle forme di cancro, a cronicizzarle, anche se probabilmente non a guarire, e avremo invece le infezioni nosocomiali che uccideranno più persone del cancro. Ma guardi, l'attenzione è talmente bassa, basta immaginare che ogni giorno muoiono 47 persone sulla strada. Eppure per gli incidenti stradali noi abbiamo delle campagne mediatiche terribili, no? Giustissime, drammatiche. Invece delle infezioni nosocomiali non se ne parla, perché è vista un po' come la vergogna. L'infezione nosocomiale è vista un po' come la malattia da molti, un elemento di vergogna, un errore. In realtà va affrontato perché noi possiamo difenderci solo da ciò che conosciamo. Sta già lavorando a nuovo materiale? Sì, ma ce ne sono purtroppo troppi. Io poi sono medico legale, un po', cioè io sono paziente e medico, quindi vivo una situazione paradossale in questo caso. E purtroppo vedo che le situazioni aumentano sempre di più. Ne potremmo dire tantissime, perché poi non ci sono solo i morti. Abbiamo ragazzi di 20 anni e qui bisogna amputare una gamba, metà bacino, che non vedono più. Quindi è veramente un mondo e va affrontato con estrema chiarezza e con estrema forza. Io mi auguro davvero che ci sia, ma quelli che devono cambiare per primi sono proprio i medici. Diciamolo con chiarezza, un dentista che fa fare prima di una carie una copertura antibiotica è un criminale.
terminale, perché l'antibiotico va usato solo quando ce n'è veramente necessità e soprattutto dopo un antibiogramma. Noi dobbiamo sapere qual è il nostro nemico e sapere quale antibiotico utilizzare, non possiamo utilizzarlo. Lei pensi che molte persone ancora oggi prendono l'antibiotico per il mal di testa? Dottor Bacco, lei che ha fatto tante denunce e segue questo argomento da tantissimi anni, ma che risposta ha avuto dai cosiddetti medici? I medici mi attaccano, non solo me, perché fortunatamente diciamo, sono moltissime, perché ripeto, il medico lo vide come un problema, anche il fatto di mascherare nella cartella sanitaria il decesso, dando il motivo come un arresto cardiaco, quando in realtà abbiamo avuto una setticemia. Noi non possiamo fare così. Questo è un problema come tutte le grandissime cause di morte che va affrontato in maniera organica e coordinata. Quindi dobbiamo prenderne atto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto proprio questo 2 mesi fa, quando ha dato i dati dell'Italia, 49.831 morti in un anno, quindi quasi 137 al giorno, ha detto proprio ai medici, ha fatto un appello ai medici, iniziate a parlarne. E ripeto, io non conoscevo l'argomento, probabilmente ero uno di quelli che dava l'antibiotico come la copertura. Però bisogna anche fare in modo che i medici siano sanati, perché sa cosa? Nel momento in cui dovesse verificarsi un'infezione ed esserci un decesso, un medico che anche coscienziosamente non ha fatto la copertura antibiotica sarebbe immediatamente condannato. Quindi dobbiamo iniziare a partire dalle norme e dai protocolli terapeutici, che ormai si ricordano 20 anni fa, ma la medicina già dopo 6 mesi, fortunatamente, oggi diventa vecchia. Dottor Bacco, la ringrazio. Grazie a voi.